Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come settare al meglio le impostazioni grafiche su OBS Studio, perché in questi giorni sto registrando in ottima qualità senza problemi di lag e sto anche streamando senza problemi di lag in ottima qualità. Quindi io sto sulla versione OBS 27.2.464 bit Windows, sono rimasto con questa versione. Ma non abbiate paura, ragazzi, questa versione è proprio come l'ultima, però con un cambiamento riguardo alle impostazioni sull'uscita e sul video. Quindi, se andiamo un attimo su impostazioni, qui su uscita, se volete streamare senza problemi di lag, velocità in bit video dipende dalla vostra connessione, quindi se avete proprio il fibra, non mettete 2500 kg bit al secondo, mettete direttamente o 3000, 3500 oppure 4000, codifica software per 264, velocità in bit audio che è molto consigliato 192, ma io vi consiglio 160. Poi, preset della codifica, io mi tengo faster e non ho problemi. Veramente non ho problemi, metto faster. Poi, se volete registrare senza problemi di lag, c'è l'impostazione avanzate. Sulle dirette lasciate stare perché le dirette è meglio sulla modalità di uscita semplice. Io uso l'avanzate solo per le registrazioni, quindi fate così, copiate tutte queste impostazioni grafiche, queste impostazioni, preset qualità, profilo high, questo qua. Questa qua riscala l'uscita a 1920x1080 perché io quando registro li faccio in 60 fps 1080 HD. Ok, ottimizzazione visiva Psycho, B-frame massimo 2. Ragazzi, copiate queste impostazioni e vi consiglio che queste sono ottime. Tipo di controllo della frequenza CQP e livello di quantificazione costante 15. E riguardo alla codifica, mi sembra che forse sulla codifica voi avete una codifica diversa dalla mia, perché io ho visto che ho la 1060 Super di Nvidia, ho messo Nvidia questo qua, questa modalità qua. Voi mettete la codifica che corrisponde alla vostra scheda video. Poi fate applica. Andiamo un attimo su video. Risoluzione di base inquadratura, quindi inquadra 1920x1080 tutto questo schermo. E la risoluzione effettiva di uscita, quindi su come la esporta in 720. Per quelli che vogliono streamare, è consigliato 1664 x 936 valori FPS comuni, o mettete 48 o mettete 50 fps. Io per registrare metto direttamente 1920x1080 60 fps e faccio applica. Provate anche voi queste impostazioni perché veramente io su moltissimi video che ho fatto ho sempre registrato in 1080 60 fps in ottima qualità senza problemi. Ho sempre problemi riguardo a streamare perché quando streamo perdo più o meno 20-25 fps perché streamavo così. 1080 60 fps. Ora che ho messo 50 PAL e qua ho messo 1664x936, non ho problemi di lag. Certe volte metto pure 1280x720. Dobbiamo arrangiarci così per quelli che non hanno un buon PC. Vabbè, e faccio applica. Quindi, come ho detto, per quelli che vogliono streamare sull'uscita, mettete semplice. Copiate queste impostazioni grafiche. Per quelli che vogliono registrare senza problemi, avanzate e copiate queste impostazioni grafiche. Quindi mi raccomando, tenete, per quelli che vogliono registrare, tenete sia uscita su questo che su video 1920x1080 60 fps. Queste sono le migliori impostazioni grafiche per registrare. E queste sono le migliori impostazioni per streamare. Quindi, come ho detto, 1280. Ecco. E queste sono le migliori impostazioni per streamare. Ok, tutto qua. Quindi, se avete altri problemi, commentate sotto al video.
Io posso darvi una mano perché uso sempre OBS Studio sia per le dirette che per le registrazioni. E ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Un buon 2023 a tutti voi. Oggi è il 2 di gennaio 2023. E grazie a tutti per questa visione. E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.